Ed eccoci qui, cari amici, ben ritrovati, come vi avevamo promesso un giorno sì, un giorno no, noi ci vediamo per viaggiare. E quale migliore occasione di questo periodo in cui non ci possiamo muovere di casa e da dopodomani praticamente non potremo uscire nemmeno dalla porta di casa, che quindi dicevo, quale migliore occasione per vedere e sognare posti esotici, posti lontanissimi in questo caso, ed esotici. E come è nostra abitudine, vi portiamo dall'altra parte dell'oceano, e sempre nel continente latinoamericano, che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di girare abbastanza, per parlarvi di un minuscolo paesino dove si produce il cacao più buono del mondo. E pensate un po', questo paesino che inforco gli occhiali e leggo qualcosa, questo paesino che è stato fondato nel 1660, si chiama Chuao, non è uno scioglilingua, si chiama proprio Chuao, ed è accessibile solo dal mare. Questo si dice nell'iconografia classica, ma io che ci sono stato e ho avuto modo di approfondire la conoscenza di questi luoghi, posso dirvi che ci si arriva anche da terra, un percorso alla Indiana Jones, passando nella giungla, nella selva, 2 giorni di cammino con pernottamento appunto in queste radure della giungla. E poi si arriva a questo meraviglioso paesino che, pensate un po', ha una popolazione interamente di colore. E che cosa si può vedere a Chuao? Ma io vi posso dire che cosa non si può vedere. Si vede una natura spettacolare e soprattutto un luogo incantato. L'isolamento del piccolo paesino ha fatto sì che il suo cacao non è stato incrociato con la varietà dell'esterno e quindi praticamente è rimasto puro. E a Chuao chiaramente non esistono molti mezzi di locomozione, diciamo che una delle poche macchine che è arrivata qualche anno fa l'hanno portata con una zattera. C'è un autobus, ve lo facciamo vedere nel filmato, ve lo faremo vedere nel filmato che andrà in onda dopo questa piccola prefazione, che serve anche ad aiutare i nostri amici a collegarsi per poter usufruire di questo filmato. E appunto c'è questo autobus, una macchina, qualche moto, e fino a qualche anno fa, diciamo 3 o 4 anni fa, c'era un solo telefono pubblico, pensate un po'. Invece adesso è arrivata anche la telefonia mobile. Sì, funziona quasi sempre, diciamo, io ci sono stato quando la telefonia mobile ancora non arrivava e vi devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa. Tra l'altro c'ho un episodio che vi accenno, poi vi racconterò con il filmato a corredo in una delle prossime puntate. Pensate un po' chi è stato a Chuao, un abruzzese doc che tutti quanti conoscete, che è un mio carissimo amico, un attore comico abruzzese conosciuto in tutta Italia, che si chiama Duccio, Germano D'Orazio, in arte Duccio, e l'ho portato in una sua tournée in Venezuela. Io ho avuto il piacere di portarlo a Chuao e lì abbiamo girato un programma tra il comico e il poco serio morire dalle risate. Però questo farà parte di una prossima puntata. Ecco, il cacao di Chuao è praticamente comprato per il 70% da una ditta italiana, questa è una piccola chicca che vi do, e viene poi rivenduto in tutta Europa principalmente, però viene usato per la preparazione dei dolci che noi mangiamo. Probabilmente quando acquistate il cioccolato di qualsiasi marca, la base è il cacao di Chuao, se siete fortunati, perché
effettivamente è un cacao ottimo. Altro particolare di rilievo, pensate un po', le piantagioni di cacao che circondano questo minuscolo paese non hanno proprietari, la proprietà è collettiva e tutti gli abitanti del villaggio lavorano alla piantagione del cacao e percepiscono un salario che dipende appunto dagli incassi che vengono fatti. Se vendono il cacao non lo vendono, ma questo problema non c'è perché in sostanza il cacao viene comprato addirittura, ci sono compratori, c'è questo compratore italiano che lo compra per i prossimi 5 anni e quindi loro hanno garantito il lavoro per 5 anni. È una struttura cooperativa nata negli anni 30, molto prima del chavismo, che diciamo è arrivato in ritardo sotto questo aspetto. Quindi io termino qui questa piccola introduzione, passo al filmato perché bando alle ciance, che parlino le immagini. Eccoci qua, andiamo a Chuao. Joao è un piccolo paesino situato sulla costa dello stato Aragua, di fronte al Mar dei Caraibi, in Venezuela. Non sappiamo come sia nato il nome del paese, ma una leggenda indigena indica probabilmente in un'ape oggi scomparsa la sua origine. Nonostante i tempi, non ci sono strade per arrivare fino a Chuao. In cammino da Choroní, altra importante località turistica della costa aragüense, sono necessari quasi 2 giorni per arrivarci, così che il mare è l'unica porta d'entrata. Noi lo abbiamo raggiunto via mare per raccontarvi la storia del cacao di Chuao. Quattro chilometri separano il paese dalla spiaggia dove si arriva ed è solo da poco tempo che è disponibile un autobus per essere utilizzato in questo percorso. Per trasportarlo sin qui sono state necessarie 2 enormi zattere. Fu una vera e propria prodezza, ripetuta poi con gli unici 2 camion utilizzati nei lavori agricoli. Le strade sono di terra e sabbia, straordinariamente pulite, perché qui si cammina scalzi. Sì, è rispetto alla dimensione del veicolo che facciamo la zattera. La zattera può avere come base 2 o 3 lance. Normalmente se il veicolo è piccolo bastano 2, se no ne mettiamo 3. Sì, vivo in Chuao da tutta una vita, 56 anni. Chuao e la natura circostante si conservano vergini, coinvolgendo gran parte del territorio. Qui l'ambiente e la storia non hanno subito contaminazioni. Boschi, montagne, fiumi e tradizioni conservano intatte le loro radici. In principio, questa terra era occupata dagli Indios Caribe. Il primo spagnolo ad arrivare a questo villaggio indigeno fu Alonso de Ojeda nel 1501 e gli pose il nome di Valle Hermosa. Si racconta che nel 1750 un genocidio fece scomparire la razza indigena e il paese fu bruciato. Oggi gli abitanti di Chuao sono il risultato di un mix tra schiavi neri e spagnoli. Solo un prodotto venezuelano ha il marchio di origine controllata e questo è il cacao di Chuao. Un sapore che non è stato mai superato da nessun'altra produzione di cacao nel mondo. Nonostante gli sforzi tecnologici compiuti, arrivati persino ad esportare piante e semi in altre zone del paese e in altre zone della terra, non si è riusciti a raggiungere la qualità di questo cacao. Una qualità che è apprezzata soprattutto in Italia, dove il cacao viene importato per la produzione di cioccolato gourmet. Invece, per quanto riguarda il Nord, Centro e Sud America, questo prodotto viene utilizzato per migliorare la qualità
Bene, è da questa pianta di cacao che inizia la nostra storia, che vi racconteremo, e il signor Alcide ci accompagnerà in tutto il viaggio per spiegarvi come nasce il cacao di Chuao. I colonizzatori raccontano che portavano in Messico il cacao di tutti i paesi sudamericani e da lì si distribuiva in tutto il mondo. Quello di Chuao però veniva portato direttamente alla Casa Reale Spagnola per il suo aroma e la sua qualità. Qui in questo spazio ci troviamo nelle vasche di fermentazione del cacao dell'impresa contadina di Chuao. È qui che fermenta il cacao. Si trasporta dal campo, si mette nelle vasche che si chiudono con foglie di platano. Dopo 2 giorni si mescola perché tenga una fermentazione migliore e dopo 7 giorni finalmente lo portiamo nel cortile per l'essiccazione. Il cortile del cacao, imponente, è situato a uno dei lati della chiesa. Misura circa 300 metri quadri e fu costruito dagli schiavi. È qui che si mettono a seccare i semi di questo frutto da quando è iniziata la sua raccolta. Molto vicino è situata anche la Croce del Perdono, che è venerata dai Chuaeños. Si racconta che quando gli schiavi erano puniti dagli spagnoli dovevano correre, attraversando tutta la piazza, fino a raggiungere ed abbracciare la croce per poter essere perdonati. Il cacao? Ecco, vedete, questo cacao già è arrivato all'essiccazione finale, quasi, perché come già detto, dopo le vasche dove fermenta va al cortile con un pavimento più ruvido e dopo questo pavimento più ruvido lo spostiamo in un pavimento semiruvido. Dipendendo dal sole, qui l'essiccazione può durare da 5 o 10 giorni. Per finire arriva in un pavimento più liscio e qui in 2 giorni gli diamo l'essiccazione finale. Quindi le fasi di questa essiccazione sono 3, un giorno, 2 giorni, 8 giorni e un giorno per l'essiccazione finale, come dicevo prima. La temperatura del secao forte, poi, che uno chiama arrequinto o requinto. Bueno, en el patio rugoso dura un día, en el otro dura 8 días y en el liso dura un solo día. Ecco, questo cacao viene dal patio ruvido e ha un giorno di essiccazione. Quest'altro all'incirca 6 giorni. Gli mancano solo 2 giorni per essere pronto. Dopo l'ultimo giorno di essiccazione si porta alla macchina selezionatrice. La macchina selezionadora. Qui si selezionano i semi separandoli da quelli buoni e quelli non buoni. Infine si mettono questi semi nei sacchi e si portano a Choroní per vendere. Dopo la selezione della macchina si almacena in questo sacco. Ecco, qui vediamo i sacchi che dopo la selezione della macchina si riempiono. La selezione avviene anche per grandezza dei grani e qui si insacca con 3 diverse dimensioni. Prima scelta, seconda scelta e terza scelta. Si pone in lo sacco uguale come sta in questo. Entonces este es el 1, este es el 2 y este es el 3, aquello de aquel lado. Bueno, L'impresa contadina di Chuao funziona come una cooperativa. Non è una cooperativa, ma tutti gli organismi dirigenti che vengono eletti dall'assemblea, il presidente, il tesoriere e gli altri. Tutti guadagnano uguale, dal presidente fino a quelli che fanno il lavoro nei campi. Anche il lavoro si divide equamente. Lo demás, coordinador operativo, y cada quien gana por igual, desde el presidente hasta los que están en el campo, todos ganamos por igual. Y el trabajo
se reparte por igual. Hasta el mede. Fino al mese di maggio il 90% del cacao di Chuao si è venduto in Italia. Chuao se vendía in Italia. Particolare e interessante è che questa prosperosa impresa non sta nelle mani di nessuna azienda nazionale e tantomeno di una multinazionale straniera. Tutto resta nelle mani degli abitanti di Chuao, che oltre a questa attività che non è sufficiente a dare lavoro a tutti, utilizzano e sfruttano anche la pesca e la coltivazione di altri prodotti della terra. Sono molto poche le costruzioni antiche che restano, stanno però incluse in un plastico che hanno realizzato per controllare e guidare lo sviluppo urbanistico del paese, convertendolo in quello che chiamano il Chuao che queremo, il Chuao che desideriamo. È curioso vedere che molte case assai umili hanno l'antenna parabolica sul tetto. Non esiste lo stesso sviluppo per la telefonia. Infatti i cellulari non funzionano e l'unico telefono pubblico per farlo funzionare ha bisogno di un'autentica stregoneria. Nonostante l'economia in questi ultimi tempi non sia prospera, a Chuao nessuno soffre la fame. La terra oltre al cacao produce platano, banane, yucca, cipolle, varie qualità di frutta. Così come il mare e il fiume sono ricchi di molte varietà di pesce. Storia e tradizioni sono come rimaste incapsulate dentro ogni chuaegno e quando si allontana dalla sua terra sogna sempre il giorno in cui potrà tornare. Lo stesso fascino coinvolge anche i visitatori che una volta arrivati non vorrebbero più ripartire. E senza Eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Y la gente dice que tiene melao, y la gente dice que tiene melao. Es la pura esencia de nuestro cacao, es la pura esencia de nuestro cacao. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Del pueblo a la playa presten atención, ahí está el secreto de nuestro sabor, ahí está el secreto de nuestro sabor. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Con sudor de negro y olor a cacao, con sudor de negro y olor a cacao, el pueblo más lindo de Aragua es mi Chuao. Pueblo más lindo de Aragua es mi Chuao. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón. Bene, cari amici, abbiamo interrotto in anticipo il finale perché non sappiamo se poi Facebook, che in genere blocca le musiche che non sono concesse, ma questa è concessa, soltanto che ci è capitato più volte che nonostante avessimo i diritti a sfruttare quella musica, Facebook ce lo blocca e poi ci blocca tutto il sito e non si sa poi a chi comunicare perché si comunica a senso unico. Bene, questo comunque il filmato era finito, io spero che vi sia piaciuto e soprattutto qualche piccola riflessione, come avete fatto caso anche dal commento fuori campo, dalla voce fuori campo che era mia, si tratta qua di veramente una forma di primordiale socialismo dove tutti quanti lavorano a un prodotto, nessuno ha la proprietà di quel prodotto e tutti guadagnano in parti uguali, dal direttore all'ultimo campesino, l'ultima persona che lavora direttamente nel campo. E vi dirò di più, hanno un sistema di assicurazione sociale, loro lo chiamano sicuro social, che consente quando una persona si ammala, sta a riposo e poi quando ha la possibilità recupera le giornate perse perché le sue giornate le lavora un'altra persona, quindi diciamo è una organizzazione veramente
interessante, dove nemmeno il chavismo è riuscito a penetrare, lo hanno mantenuto alle porte, per fortuna. Noi ci siamo stati diverse volte, non ci siamo stati una sola volta, il paese, perché è un paese veramente stupendo, isolato dal mondo e isolato da tutti. Una volta siamo stati passando nella giungla e le altre volte più comodamente, tra virgolette, perché il passaggio sul mare si fa su una lancia un po', con i motori un po' sgangherati, e il mare in quel punto è molto, molto impetuoso, quindi ci sono delle onde molto, molto alte, e una volta abbiamo rischiato di rovesciarci con questa lancia, nonostante loro sono abituati e non hanno nessun problema. Bene, anche per questa puntata io spero che vi sia piaciuta. Noi a questo punto vi salutiamo e vi invitiamo per dopodomani, per un prossimo filmato molto interessante, anche questo molto interessante, sempre del continente latinoamericano, ma un po' più a sud del Venezuela. Non ve lo anticipo perché deve essere una sorpresa. Grazie per l'attenzione, mi raccomando, non dimenticate di lasciare un mi piace, perché ve lo ripeterò fino alla noia, questo ci aiuta a continuare e a crescere. Se ci mettete anche qualche stellina, ci fa piacere, in questo momento di fermo totale dell'economia, ci aiuta. Bene, di nuovo grazie, buona serata e arrivederci a dopo domani con Viaggiando. Ma attenzione che noi andiamo in diretta anche con altri argomenti. E per esempio per venerdì abbiamo un appuntamento specialissimo, vi faremo vedere come funziona la vaccinazione anti-Covid in un paese che nel primo lockdown ci ha aiutato molto, e noi per riconoscenza abbiamo votato contro nella risoluzione dell'ONU che citava e chiedeva la fine del blocco economico. Non serve che vi cito qual è il paese, non lo nomino nemmeno, ma vi do appuntamento per quanto riguarda la mia trasmissione a dopodomani, stessa ora, 15:30. Arrivederci.